Allora, il PD ha un ritmo serratissimo per le primarie, si arriva al voto al 7 di febbraio. Il centrodestra? Noi evitiamo di perdere e far perdere tempo, presenteremo i candidati migliori per vincere, non per partecipare, quindi non mi interessa spendere tempo e soldi per litigare, vediamo di evitarlo. Salvini, Anonymous aveva detto combatteremo l'ISIS anche attraverso il web e bloccheremo ogni attività di comunicazione, e poi hanno creato il suo profilo, è il peggior nemico di Anonymous insieme all'ISIS. Spero che fosse qualche emulo sfigato e che Anonymous abbia progetti più importanti a cui dedicarsi che non rompere le scatole alla pagina Facebook di Matteo Salvini. E quindi auguri anche ad Anonymous. Il 2016 sarà un anno di elezioni, l'accordo con Berlusconi si farà? Infatti chiara amicizia lunga, se ci sono candidati condivisi, soprattutto se ci sono condivisioni sulle cose da fare, sì. I numeri dicono che in questo momento non solo a noi, sono gli italiani che chiedono alla Lega di essere forza trainante del centrodestra, e quindi è chiaro che le battaglie e le proposte sono quelle soprattutto della Lega. E chi sarà il leader della Lega? O del centrodestra? Il leader della Lega è qua, il leader del centrodestra, sperando che si voti il prima possibile, lo scelgono gli italiani con il voto o ai gazebo o in base al voto che hanno dato, quindi per il momento le idee trainanti sono quelle della Lega, penso ancora per tanto tempo. Hai detto che avresti annunciato il nome del candidato sindaco di Milano entro fine anno. Ci siamo? È il 28? C'è ancora qualche giorno, diciamo che le persone con cui stiamo dialogando hanno chiesto di avere il tempo delle vacanze a disposizione per valutare tutte le condizioni, e quindi non voglio mettere fretta a nessuno. Io sono pronto anche domani mattina a partire, però attendiamo entro qualche giorno la disponibilità di qualcuno. Primo giorno di targhe alterne, anche Bergamo sta per partire con questa decisione. Mi sembra demenziale lasciare a piedi le persone che vorrebbero lavorare anche fra Natale e Capodanno, soprattutto lasciare a piedi moto, motorini, GPL, metano, quindi non è contro l'inquinamento, è per rompere le scatole alla gente, anche perché l'inquinamento delle auto è meno del 20% dell'inquinamento totale. Poi se un sindaco avesse veramente a cuore la salute dei nostri figli, controllerebbe ad esempio su Milano le 3.000 caldaie che vanno ancora a gasolio, più che lasciare a piedi chi cerca di lavorare anche oggi, quindi secondo me è un'idea demenziale. A Pontoglio, nel Bresciano, un sindaco è stato messo sotto accusa perché aveva una posta dei cartelli contro l'ISIS per tutelare la cristianità del paese. Il Pontoglio è stato criticato e sono stati anche cancellati delle scritte. C'è qualche suicida anche in Italia, anche in Lombardia, però penso che il 2016 sarà l'anno dell'orgoglio e della riscossa, e chiunque è benvenuto in Italia. Basta che rispetti le regole, le tradizioni e le identità che viene a trovare a Pontoglio come ovunque. Grazie. No, gli ha mangiato lo strudel. Lo dicevo, spero di ricominciare dopo le feste con tutte le forze in campo. Nomi, squadre, tutto, programmi, tutto. Ma aspetterete il centro-sinistra? No, io perché devo aspettare gli altri? Quello che fanno gli altri mi interessa molto. Quindi, con l'anno nuovo? Sì, è il mio obiettivo. Grazie.